Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei gustosissimi taralli con i semi di finocchietto. Questa ricetta è nata qualche settimana fa mentre ero ospite a casa dei miei a Milano e in un pomeriggio, sperimentando qualche ricetta, ho preparato questi taralli. Sono piaciuti così tanto che mio papà mi ha chiesto di prepararne un altro impasto e sono letteralmente andati a ruba. Ho quindi deciso di presentarveli anche qui in Cucina con Agnese. Papà, questa ricetta te la dedico a te, visto che mi avevi chiesto di poter vedere tutti i passaggi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di farina 0, la 00 va più che bene, o potete anche mischiare metà 00, metà 0 e metà di grano duro. Ci serviranno 240 g di vino bianco, 150 g di olio extravergine di oliva. Una precisazione, il vino bianco deve essere secco, mi raccomando, non con le bollicine, no spumante e preferibilmente un buon vino pugliese. Ci serviranno dopo 12 g, 15 di finocchietto selvatico e 15 g di sale. Mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa andiamo ad aggiungere la farina in una ciotola. Mischiamo subito il sale insieme. Questa ricetta si può fare benissimo anche con la planetaria, con uno sbattitore elettrico a mano, con le fruste quelle a spirale, ma io l'ho provata lavorando l'impasto a mano, mi sono trovata così bene che ho deciso di riproporvelo così come l'ho sperimentato. Andiamo ad aggiungere l'olio a filo e iniziamo a mescolare. Dobbiamo cercare di far assorbire tutto l'olio alla farina, ma ottenendo un composto sabbioso o granuloso, come in questo caso. Schiacciate pure l'impasto, come sto facendo io in questo momento. E quando vedete che la farina ha assorbito tutto l'olio, come in questo caso, è il momento di aggiungere il vino bianco. Continuate a impastare. Aggiungetele poco alla volta e fate assorbire bene. Vedete come si sta piano piano amalgamando tutto. Aggiungiamo l'ultima parte di vino bianco e poi i semi di finocchietto. Fate pure una fontana nel mezzo. E finiamo di impastare. Infarinate leggermente un piano di lavoro e finiamo di lavorare l'impasto direttamente qui. Ci vorranno 5-10 minuti abbondanti. Poi faremo delle pieghe, vi faccio vedere come. Per dare all'impasto un po' di forza, visto che non abbiamo messo lievito. Ho visto tantissime ricette dove si inserisce anche il lievito. Una di queste ricette che ho sperimentato a casa aveva anche il lievito, perché l'ho sperimentata anche con quello, però poi i tempi di lievitazione naturalmente si allungano molto. L'impasto è pronto, per dargli le pieghe faremo in questo modo. Lo poniamo nella parte più lunga, queste pieghe serviranno a dare all'impasto forza e a poterlo lavorare meglio e iniziamo a piegarlo su se stesso. Lo prendiamo da questa parte, scusate, e lo ripieghiamo. Poniamo l'impasto nella stessa ciotola dove l'abbiamo lavorato inizialmente, lo copriamo con un canovaccio, lo lasciamo riposare una mezz'oretta. Nel frattempo portiamo a bollore l'acqua perché formeremo i nostri taralli e li tufferemo nell'acqua calda. Ho lasciato riposare l'impasto per un'oretta circa coperto da canovaccio. Mi sono portata avanti per fare una prova formando i primi taralli. Andate a tagliare un pezzo
alla volta del vostro impasto e ricavate delle noci piccole così, saranno 10 grammi circa di impasto, non di più. Con una mano livellate andando a formare un salsicciotto. La tradizione vuole che rimanga, che il tarallo sia grande come il palmo della vostra mano, rimanga circa un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra. Tirate leggermente e andate a chiudere. Naturalmente, essendo artigianali, vi verranno, anzi forse questo è un pochino troppo, vi verranno tutti diversi sicuramente, non vi preoccupate. Andateli a chiudere e poneteli sul piano di lavoro. Io continuo così, armatevi di pazienza e andiamo prima a formarli tutti. Nel frattempo portate a bollire una pentola con dell'acqua calda che saleremo una volta di ebollizione e cuoceremo i nostri taralli. L'acqua per i nostri taralli sta bollendo, andiamo a salarla con 2 cucchiaini di sale, lasciamolo sciogliere leggermente e adesso andiamo a calare i nostri taralli. Metteteli tutti attorno, io ho scelto questa pentola scura, almeno si vedono anche bene. I taralli sono proprio come gli gnocchi, quando vengono a galla dobbiamo scolarli. Eccolo qua, il primo è già pronto. E li scolate su un vassoio dove avete appoggiato un canovaccio. Stanno arrivando i prossimi e dobbiamo lasciarli riposare circa 2 o 3 ore abbondanti, così che si asciughino bene e quando cuoceranno in forno diventeranno leggeri e fragranti, proprio come i veri taralli pugliesi. Continuate così fino a esaurire tutti i vostri taralli, lasciateli riposare circa 2 o 3 ore coperti da un altro canovaccio sopra e poi prima dello scadere delle 2 o 3 ore, anzi delle 3 ore, facciamoli riposare 3 ore, accendete il forno a 160 gradi. Ho fatto riposare i taralli sul vassoio che avete visto prima una volta scolati per circa 3 ore. Ho preriscaldato il forno a 160 gradi e i taralli, una volta asciutti, li ho disposti su queste 2 teglie che vedete ricoperte di carta da forno. Ora sono pronti per andare in forno per una mezz'oretta. Una volta infornati, alzerò il forno a 200 gradi, li farò appunto cuocere per una mezz'oretta. Dopo 15 minuti posizionerò il vassoio che è in alto in basso e viceversa. Li farò cuocere fino a cottura completa e li faremo belli dorati e poi prepariamoci un aperitivo. Eccoci qui, i nostri taralli al finocchietto sono pronti per essere gustati. Hanno cotto esattamente mezz'ora a 200 gradi. Dopo 15 minuti ho scambiato i vassoi all'interno del forno, li ho fatti raffreddare completamente e adesso siamo pronti per gustarci un ottimo aperitivo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo la prossima volta. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.